credo che in qualche modo i dati che vengono presentati in questi giorni dei rapporti annuali dell'INAIL nelle varie regioni mostrano un leggero miglioramento. C'è un peggioramento per i lavoratori stranieri e questo è abbastanza comprensibile per i lavori che fanno e per la difficoltà di comprensione della lingua. No, credo che sia molto bassa la percezione del rischio in queste cose qui, ma non solo sul lavoro, anche in casa e anche sulla strada sostanzialmente. Questi aspetti fanno parte un po' forse di una società che ha vissuto la miseria per troppo tempo e quindi vede il lavoro come un riscatto della miseria e fa ancora fatica a percepire i rischi associati. Gli incidenti sul lavoro stanno diminuendo. L'elemento di fondo è che metà dei morti sul lavoro in Italia sono legati al trasporto e quindi avvengono su strada, in automobile o con i mezzi di trasporto, e quindi questo è un problema molto rilevante. L'altro aspetto di fondo è che c'è una forte parcializzazione del lavoro e quindi questo contribuisce di nuovo, con una scarsa cultura che noi abbiamo in Italia, a fare fatica a migliorare, anche se i numeri negli ultimi anni, come vedremo anche dopo, sono sicuramente migliorati. Non c'è una strada unica, sarebbe pretestuoso dire che c'è una strada unica. Le strade sono molteplici, la formazione, la cultura, il rispetto delle regole, le ispezioni, ma soprattutto io credo la cultura, che deve nascere, così come anche il nuovo decreto pone, all'interno del percorso scolastico, che forse è uno degli aspetti più difficili.